Vengono coperti, perché dovrebbero essere coperti questi delitti? Perché il gruppo è un gruppo, no, non sempre sono potenti, sono anche gruppi così fai da te, no? Però qualche volta, diciamo, in ogni caso c'è un gruppo che si rende responsabile di un omicidio e allora chiaramente tutti hanno l'interesse a tacere, perché altrimenti tutti sarebbero responsabili. Questo è un punto estremamente importante. Qui ancora i pentiti non ci sono. È d'accordo su questo, diciamo? No, sono d'accordo, diciamo, sì. Se vedo quello che è capitato adesso, non per parlare dei presenti, ma se analizzo quello che è capitato al dottor Giuttari da quando ha cominciato a indagare, che cosa sulla gli è capitato? Parola mandanti, e chiaramente ha toccato comunque un potere, perché il dottor Giuttari è stato rimosso due volte dalla squadra mobile di Firenze quando ha cominciato a indagare sui mandanti, ha vinto i ricorsi, dopo non sapevano più come toglierselo dalle scatole, hanno cominciato a delegittimarlo, a infangarlo, credo che abbia subito anche delle minacce molto pesanti, anche concretamente. Come lo abbiamo qui, lo chiedo a lui se è vero questo. No, io su questa parte della mia vita professionale preferisco non parlarne. Sto cercando di lasciarmela alle spalle, aiutato anche dall'attività di scrittore. È chiaro che si sono verificati degli episodi in concomitanza con la nuova inchiesta, sarà stata una coincidenza, non lo so, ma che in 28 anni di attività in polizia non avevo mai registrato. Quindi non la smentisce questa lettura? Si è occupato di mafia e di sequestri di persona, dottor Giuttari, prima. Ecco. Uno scambio di cadaveri, una telefonata minacciosa e un uomo, Francesco Narducci, che secondo alcuni conduceva una doppia vita. Già dall'85, da quando morì, da quando venne trovato morto, Francesco Narducci, si parlava di un presunto collegamento col mostro di Firenze, addirittura si diceva che era lui il mostro di Firenze. Al momento le indagini non sono arrivate a poter dire questo, Francesco era il mostro di Firenze, ma sicuramente Francesco Narducci aveva dei collegamenti e frequentava quegli ambienti che ora sono indagati quali mandanti dei delitti del mostro. Non si può capire fino in fondo quello che è accaduto il 13 ottobre 1985 se non si parte da un elemento. La Perugia della famiglia Narducci è potente, molto potente. Ugo Narducci, il papà di Francesco, era affiliato a una loggia massonica a cui appartenevano altri personaggi coinvolti in questa vicenda. Perugia, insieme ad Arezzo, sono le due città italiane in cui il potere massonico è ancora oggi, diciamo, il più forte in Italia. I familiari di Francesco Narducci ed altri membri implicati in questa vicenda facevano parte di logge massoniche. Con questo non voglio dire che la massoneria è bacata, ma sicuramente c'è stato anche un'ingerenza da parte della massoneria affinché, ad esempio, non venisse fatta l'autopsia. Bisognava salvare il nome di Francesco Narducci e della sua famiglia. Non poteva essere lui il mostro di Firenze. Non doveva essere lui. Questo rampollo della Perugia Bene, che giocava a tennis al tennis club, esclusivo circolo della città, era un ragazzo sportivo, scinautico, pesca, motociclismo. Di lui si era innamorata una ragazza con un altro cognome importante, Francesca Spagnoli, che ora si chiede il perché di tante ferite. Gli piacevano l'allegria e la gentilezza di un uomo che tutti stimavano al policlinico come un bravo medico. A dire il vero, ogni tanto si assentava da casa senza dire nulla. Quella moglie più giovane forse non era così felice. Perché non riuscivano ad avere un figlio? Dove andava suo marito? Perché spariva? Perché il giorno dopo la scomparsa il papà e il fratello lo davano praticamente già per morto? Forse la risposta è nell'intercettazione telefonica agli atti dell'inchiesta di Perugia. Ecco cosa dicono al telefono due persone vicino a Francesca, la giovane moglie. In un casolare vicino a Firenze, in località Sampa, usato da Narducci, sono stati trovati in un frigorifero le parti asportate delle vittime. Chi ha fatto sparire tutto? L'inchiesta di Giuttari e Mignini forse ce lo dirà. Attenzione però, chi ha cercato la verità spesso si è fatto male.
sono trovato stranamente una querela tra capo e collo, una querela che dal punto di vista penale onestamente non so come possa fare a sussistere, ma che ritengo abbia la funzione di in qualche modo intimidire, per dire non proseguiamo su questa linea perché ti arrivano guai, fastidi. Ci sono state delle minacce, c'è stato degli scatti d'ira da parte di membri di quell'establishment che secondo la procura è stato l'establishment che poi ha coperto la storia. La prima delle domande che ci siamo posti rimane anche l'ultima delle domande questa sera: chi è il mostro di Firenze? In parte già ce l'hanno detto i giudici con le sentenze di condanna, in parte ce lo diranno gli esiti dell'attività investigativa che è in corso, e i giudici, nel caso in cui, come io spero e mi auguro anche da cittadino, si dovesse arrivare ad un processo e ad una certezza giurisprudenziale. Professor Bruno. Per me purtroppo è ancora solo una grande fantasia popolare, una fantasia però che ha un corpo che noi non conosciamo. Qual è questo corpo? Il suo punto di osservazione, quello di un narratore attento ai fatti ma anche a ricostruire elementi che non hanno la cogenza degli elementi giudiziari, dottor Gregoretti. La cultura del depistaggio. Il mostro di Firenze è la cultura del depistaggio. Sono risposte che rispondono quasi più ad una, come dire, vocazione professionale individuale che a un aiuto reale nella ricerca della verità. Massimo, ce l'hai tu una risposta a questa domanda? Ma da quello che abbiamo visto e sentito sembrerebbe più facile pensare all'ipotesi veramente di un gruppo di personaggi che hanno messo in atto azioni comandate da un secondo livello. È per questo allora che la nostra ricerca della verità, anche se i nostri ospiti hanno dato questa sera il loro contributo per aiutarci ad approfondirla, rimane ancora una volta senza una risposta.